Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova puntata del Medio Oriente Dintorni Show. Dopo averlo tanto guardato, mo lo prendiamo finalmente in mano e andiamo un po' a scoprire di cosa parla effettivamente il Qebra Nagast, un libro che sicuramente per molti di voi sarà quasi leggendario, avranno sentito questo nome e non ci avranno nemmeno creduto quando l'hanno sentito, eppure è uno dei libri più importanti di tutta la storia etiope. Addirittura alcuni dicono essere il libro più importante invece di tutto quello che è il mondo Rastafari, e oggi appunto andremo anche un po' a scoprire il perché. Specifico, io non sono un esperto del mondo Rasta se non per la musica e alcune cose diciamo proprio super base, quindi non mi concentrerò tanto sul mondo Rastafari quanto più sul libro in sé, ma tanto come vedrete le due cose sono abbastanza collegate. Innanzitutto rispondiamo subito a una domanda molto importante: il Qebra Nagast è un libro religioso? Sì e no, nel senso che io sono andato un po' a leggere e diciamo che per tutto quello che riguarda la chiesa ortodossa etiope non è assolutamente un libro sacro, ma quello che c'è al suo interno è effettivamente qualcosa che si avvicina moltissimo al sacro. Qualcuno lo potrebbe paragonare ad esempio alle vite del profeta di Tabari per quanto riguarda l'Islam, e per quanto riguarda il mondo persiano c'è un libro che è perfetto, ovvero lo Shahnameh. Questo è un po' un ibrido, diciamo, ovvero che le figure che sono al suo interno, di cui adesso spieghiamo un po' meglio le cose, sono figure come la regina di Saba, come Salomone, come Menelik e come tutte Adamo, Abramo e via discorrendo, che sono effettivamente figure sacre. Però si ritiene di fatto non reale, ma comunque la prima fonte è solo dove manca nelle altre, quindi nella regina di Saba qui c'è molta più roba per essere chiari, e c'è anche molta più roba riguardo ovviamente a Menelik, a Zion, all'Arca dell'Alleanza, quindi è come viene trasportata in Etiopia. Queste sono le parti essenziali del Qebra Nagast. Le altre sicuramente vale molto di più la Bibbia anche per gli etiopi o cose del genere. Lo dico perché anche io pensavo fosse un libro sacro. È un ibrido, come avete visto, un po' più complicato di così. Detto questo, i contenuti sono abbastanza vari, si parte, diciamo, come se avessero scoperto questo manoscritto scritto dai padri della chiesa e via discorrendo, e poi si entra un po' nel vivo della narrazione. Si parte prima con i soliti Adamo, Abramo, Noè, via discorrendo, e poi si entra un po' nel vivo. Il vivo di questo testo in particolare è l'incontro ovviamente che c'è fra Salomone e la regina di Saba, un incontro storico leggendario che nella Bibbia in realtà viene per carità messo in mostra, ma non così tanto come ovviamente in questo libro. E è molto interessante vedere come, se diciamo per la Bibbia la regina di Saba è, non dico una prostituta, però una regina comunque più nota per la sua bellezza sicuramente rispetto che ad altre doti, in questo libro al contrario lei va lì proprio per la saggezza e addirittura viene praticamente stuprata da Salomone. E vi spiego un po' meglio ovviamente. Salomone vuole a tutti i costi andare a letto con lei anche se lei è vergine, e lei essenzialmente dice di no, ma si accordano con delle cose, quindi lei non rispetta queste cose per uno stratagemma di Salomone, quindi lui riesce a concludere il suo scopo e lei diciamo che non è d'accordo ma accetta, perché effettivamente lui è un profeta, quindi c'era un po' quel dettaglio lì. Fatto sta che ovviamente la nascita di Menelik sarà una benedizione per l'Etiopia, quindi è stata sicuramente guidata da Dio. Dio che è un altro protagonista fortissimo nel Qebra Nagast, perché ha un ruolo in particolare molto interessante per quanto riguarda Salomone. Salomone essenzialmente, magari alcuni di voi hanno letto la Bibbia quindi lo sanno, è una figura molto particolare perché è stato l'ultimo grande re ebraico prima di tutta una serie di problemi. E qua viene rappresentato in maniera onestamente bellissima, cioè quella secondo me è la parte nettamente più interessante del libro, quella che io ho letto, mi sa che ho messo anche su Facebook a un certo punto, perché si vede perfettamente questa figura che è shakespeariana, perché prova sentimenti contrastanti, perché conosce il futuro e conosce il presente. Sostanzialmente lui era il figlio di David, che è il re che per gli ebrei è considerato il più importante di tutti e anche in questo caso da Dio. E Dio essenzialmente gli dice: tu hai governato ma non mi hai convinto troppo, non so come dire,
e quindi il tuo regno sarà grandissimo, sarà glorioso in virtù di tuo padre, mentre tuo figlio, al contrario, avrà un regno pessimo e addirittura, lui dice espressamente Dio, gli toglieremo Zion. Ecco, mo apriamo un'altra parentesi, che questo, anche chi ascolta musica rasta, eccetera, magari non ha esattamente bene in mente cosa sia Zion. Zion qui, questo è il protagonista vero, diciamo, l'oggetto protagonista di tutto il libro è proprio Zion. Zion non sarebbe nient'altro che l'Arca dell'Alleanza, in realtà. L'Arca dell'Alleanza sarebbe, da un punto di vista mitico, il luogo nel quale, secondo gli ebrei, sono contenuti i testi dei 10 comandamenti dati da Dio a Mosè, e sono proprio quelli dal punto di vista degli ebrei. Quindi l'arca, diciamo che acquista il valore di luogo nel quale Dio effettivamente è sempre presente, un po' per quanto riguarda i musulmani come Mecca, un luogo dove, per carità, Dio è ovunque, non è che se tu vai a 10 metri fuori da Mecca Dio non ti vede, ovviamente, però quello è il luogo, diciamo, attorno a cui ruota tutto, e lo stesso era per gli ebrei. Quindi, se ci pensate, anche un popolo che gli, diciamo, nasce sulla religione perché si basa su questa credenza, eccetera, e gli togli questo, è qualcosa di molto pesante. Ed è utilizzato per spiegare anche come mai, di fatto, dopo Salomone, gli ebrei inizieranno ad avere tanti problemi. Il regno si dividerà, poi verrà conquistato, e problemi, diciamo. Questo era un po' il riassunto. Ovviamente la regina di Saba qua fa una figura gloriosa, anche Menelik, ma è ovvio, il libro di fatto racconta l'origine della stirpe salomonica, quella che ha governato tutto il tempo l'Etiopia, salvo un brevissimo periodo, e quella di cui è originario anche Haile Selassie. Questo libro infatti è particolarmente importante per i Rasta, per tutto il mondo Rastafari, in quanto è l'unico vero libro nel quale si mostra questo collegamento fra l'Etiopia e fra il regno di Israele. E infatti la storia, diciamo, tutto ciò che ruota attorno alla casata di Salomone, quindi anche quella appunto di Haile Selassie, Rastafari, e che appunto lui sia un discendente, diciamo, di Gesù in un certo senso. Loro dicono che quando c'è stato Salomone la casata si è spezzata, una parte è andata appunto in Etiopia e l'altra è rimasta in Israele. C'è un'altra parte che è molto interessante, perché secondo loro è andata in Grecia a fondare poi tutto l'impero bizantino e via discorrendo. Questa parte non ne tratto perché in realtà nel testo è marginale, anche se molto interessante, però è un'altra delle perle, diciamo, all'interno di questo testo. Concludo con una cosa, in realtà, ovvero quanto riguarda Babilonia. Molti di voi, beh, anche alcuni amici che hanno sentito che mi stavo occupando di questo, mi hanno chiesto: ma quando è che si parla di Babilonia? Perché Babilonia è così cattiva per i Rasta? In realtà non è per i Rasta nello specifico, è per la Bibbia, poiché in questo libro in realtà addirittura Babilonia appare che è discendente di Set, quindi, cioè, non di Set, scusate, di Sem. Quindi in realtà sono parenti degli ebrei addirittura. Quindi tutta la teoria, fra virgolette, che Babilonia è cattiva in quanto tale, che pensavo io ovviamente, è completamente cancellata. Babilonia è cattiva in quanto appunto gli ebrei poi verranno portati lì, cattività babilonese, ma parliamo appunto di Bibbia, non parliamo di Chebranagaste in quel caso. Facciamo un'ultimissima parentesi per quanto riguarda il consiglio meno alla lettura. È consigliato, ma dovete prepararvi, perché secondo me, diciamo, c'è una parte effettivamente molto interessante del Chebranagaste. Non dico che l'altra si può buttare, ci mancherebbe altro, è un libro molto importante, di una valenza culturale incredibile e tutto. Però ecco, a me personalmente ha colpito in particolare dove c'è la regina di Saba, dove c'è Salomone, che sono cose centrali, però il resto non mi ha colpito profondamente, ecco, anche se è molto interessante e molto utile per scoprire una nuova cultura. Lo consiglio più che altro a chi o ha esperienza con testi religiosi, comunque meglio ancora la Bibbia, che quindi ha qualche riferimento in più, o a chi è abituato a comunque libri di una certa sostanza, perché comunque non è un libro che scorre come, non so, un giallo, ecco. Detto questo, io vi saluto, vi ricordo che quel libro che vedete in fondo, Cronaca della Polvere, è l'episodio che uscirà domani, e niente, vi saluto, vi ricordo di iscrivervi al canale Telegram, Facebook, Instagram, eccetera, e alla prossima!